Buongiorno Roberto, siamo con Roberto Bianchi dell'azienda Val delle Curti e nel territorio di Radda in Chianti. Questa bellissima vigna che tu hai alle spalle è un progetto nuovo? Ci farai un vino? Che intenzioni hai? Ci puoi raccontare qualcosa? Ho intenzioni molto serie, Vito. Allora, benvenuti, qui siamo a Radda. È un territorio molto particolare che dà dei vini molto particolari. Siamo molto fortunati di essere a Radda e la consapevolezza di essere su questo territorio particolare ci ha portato anche a avviare un progetto che si chiama Vignoi di Radda, l'associazione dei produttori su Comune di Radda in Chianti, che è un progetto molto bello e manda avanti una serie di azioni. Questa vigna alle mie spalle, noi siamo in località Malpensata, questa è una vigna di 5 anni, è un progetto nuovo, il progetto nuovo di Val delle Curti, sono cloni di Sangiovese selezionati per capacità di resistenza ai cambiamenti climatici, in particolare alle botte di caldo e alla siccità che stanno diventando e sono già diventati un po' il problema principale da affrontare. Abbiamo irrigazione di soccorso in questa vigna? Non esiste irrigazione di soccorso, esiste solo una preparazione dei terreni molto accurata, una concimazione molto accurata, organica, ovviamente visto che siamo in biologico e in biodinamico, una cura ossessiva della vigna, perché i nostri vini vengono dalla vigna, la cantina ci passano solamente per riposare e crescere. Progetto complesso, studiato, fatto con accuratezza, lavoriamo con l'Università di Firenze, con degli agronomi, è un progetto di sostenibilità che per esempio abbiamo ripreso il tipo di impianto cosiddetto a giropoggio, non a rintocchino, quindi che segue la linea di pendenza. Questo serve per contrastare il fenomeno erosivo. A che altitudine siamo qua, Roberto? Siamo a 520 metri, quindi combattiamo l'erosione, i fenomeni erosivi con questo tipo di impianto, tratteniamo l'acqua meteorica superficiale, riusciamo a trattenere anche l'umidità che si forma con l'escursione termica durante l'estate, è molto importante, quindi c'è tutto un progetto di sostenibilità molto importante. Da questa vigna sono tre terrazze, tre cloni diversi di Sangiovese, faremo un vino cru, Malpensata, che ancora non abbiamo deciso se sarà un candidato riserva o addirittura gran selezione o qualcos'altro, ancora i giochi sono aperti, comunque sarà il nostro cru di punta. Roberto, questo vigneto terrazzato che tu ci stai facendo vedere è naturalmente un vigneto sperimentale in un certo qual modo. Sì. Hai detto che ci sono tre cloni di Sangiovese diversi. Sì. Ma sono già cloni che tu hai nelle altre vigne o sono proprio cloni completamente estranei dal percorso? Sono cloni nuovi che non ci sono qui, sono selezionati presso un vivaio che ha lavorato per Chianti Classico 2000 per molti anni, quindi sono un upgrade, se si vuole, settato sul cambiamento climatico di tutta quella è stata la ricerca per Chianti Classico 2000. Sono dei tre cloni che poi metteremo insieme, faremo delle micro fermentazioni prima e poi assembleremo a seconda, ma sono assolutamente nuovi. Come vedete qua, il principio è quello dei terrazzamenti, quindi il giropoggio segue le linee di indipendenza, i greppi sono stati mantenuti e poi la prossima terrazza segue anch'essa la linea di tendenza, le curve di livello.
possiamo notare comunque, c'è Roberto, che praticamente c'è tutta quest'area parecchio boschiva, insomma, cioè la vigna, tutte le vigne sono quasi in mezzo al bosco. Questa è una caratteristica dell'Alto Chianti, del Comune di Rada in particolare. Il Comune di Rada neanche il 10% della superficie coltivata a vite, il resto è olivi o foresta. Questo rende Rada molto particolare ed è un elemento importantissimo di biodiversità e è un elemento che ammenta molto gli estremi e gli eccessi del cambiamento climatico. Allora Roberto, passiamo dalla vigna al prodotto finito in bottiglia. Quale caratteristica ha un Chianti classico che viene fatto a Val delle Orti? Ha le caratteristiche dei sangiovesi di Rada, una bella schiena acida ma addomesticata, una frutta fresca di frutti rossi corroborante, dei tannini possibilmente presenti ma abbastanza levigati e una lunghezza di beva sicuramente importante. I vini di Rada sono dei vini rinfrescanti, nella loro complessità sono dei vini rinfrescanti, dei vini che non stancano mai e che anche grazie al cambiamento climatico e alle cambiamenti appunto che questo ha comportato in tutta l'attività agronomica, in tutti i suoi aspetti, ci permette di fare vini che col tempo diventano sempre più fini, sempre più eleganti, sempre più raffinati e non temono assolutamente l'invecchiamento, anzi. Vedo che c'hai un foglio bianco sotto il bicchiere. È l'emblema di qualcosa, cioè il foglio che... Ora ci sta piovendo sopra, però questo è il simbolo della nostra associazione, Vignaioli di Rada, un'associazione che raggruppa la quasi totalità dei produttori in Comune di Rada e che, come dicevo, è un esperimento veramente importante e che ci rende più forti, più consapevoli del territorio meraviglioso in cui abbiamo la fortuna di operare.